Abbiamo parlato all'inizio di questo importante appuntamento che si è tenuto nei giorni scorsi a Benevento, questo incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, 30 presuli provenienti da 12 regioni che hanno parlato di progettualità e non solo riguardo alle zone più disagiate, ma che poi disagiate non sono, come abbiamo avuto modo di leggere e come avremo modo di ascoltare dalle parole di Monsignor Felice Accrocca, così non sono. E allora l'Arcivescovo di Benevento è in collegamento con noi e per noi telefonicamente. Buongiorno Eccellenza, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i teleascoltatori. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Io partirei, Eccellenza, dal saluto iniziale che lei ha voluto rivolgere ai suoi confratelli provenienti, come abbiamo avuto modo di capire, da diverse zone d'Italia. Queste aree, le aree cosiddette interne, non sono aree marginali, le ha detto, e neppure vogliono rassegnarsi a essere considerate come tali. Ma c'è bisogno di progettualità, c'è bisogno anche di spiritualità, potremmo dire. C'è bisogno di intelligenza e quindi di saper guardare le cose a medio e lungo termine, non solo sull'immediato, e questo vuol dire progettualità. Per un credente c'è bisogno anche di una visione che supera l'orizzonte solo terreno, perché poi il benessere della persona, uomo o donna che sia, giovane, adulto, anziano o bambino, è qualcosa che supera l'immanente, potremmo dire, si apre anche a dimensioni altre. In questo senso c'è bisogno anche di spiritualità, senza per questo voler escludere nessuno, perché poi ci sono coloro che non si riconoscono nell'orizzonte della fede. Non si esclude nessuno, ma direi che questo viene non a togliere qualcosa, ma ad aggiungere qualcosa. Eccellenza, nel messaggio finale voi avete detto che le aree interne, voi vescovi, sono come la piccola Nazareth. Lei è un esperto della spiritualità francescana, pensiamo anche al caso di Assisi, che questa piccola cittadina arroccata proprio al centro dell'Italia è diventata un faro di spiritualità. Ecco, questo paragone mi piace molto. Ecco, non ci rassegniamo ad accompagnarle alla fine. Ecco, c'è però, potremmo dire, anche una presa di coscienza del fatto che queste aree possono diventare, come dire, anche dei posti a cielo aperto in cui l'attività dell'uomo viene meno? Beh, questo il rischio c'è e si vede già in tante parti. Tanti territori sono ormai quasi deserti, deantropizzati, non ci sono nascite. Il rapporto tra battesimi e funerali è da 1 a 5, se non certe parti da 1 a 10. Quindi questo fa sì che si fa presto a calcolare in pochi anni, se non si arresta l'emorragia, interi territori saranno deserti. Questo porta un danno enorme su non solo sui territori interessati, ma su tutto il paese, perché se muore una parte del tessuto organico di una persona, è la persona che ne trae diciamo così, che ne riceve danno. E allora, se questi territori muoiono, quali disastri ambientali potranno avvenire senza un pattugliamento dell'uomo in questi territori? E il patrimonio artistico, storico, culturale, spirituale di questi territori, che poi fanno dell'Italia un museo a cielo aperto, da chi verrà tutelato? Sono domande che, sì, che richiedono una riflessione attenta. E i vescovi come si sono determinati, potremmo dire? Ma intanto noi siamo determinati, cioè siamo sui territori per quanto possibile, perché pure noi dobbiamo fare ogni anno i conti, certo, con forze che sono notevolmente ridotte. E nello stesso tempo noi invochiamo da chi ha, per parte nostra ci siamo interrogati su quale pastorale per questi territori, questo era l'interrogativo che ci ha riuniti, quale pastorale, perché non è una pastorale per aree urbane quella di cui questi hanno bisogno, o quella che è idonea per questi territori, neppure per aree turistiche, sono realtà diverse. Allora quale pastorale, come a dire che non c'è un'unica pastorale,
per tutta l'Italia, ma bisogna declinarla a territori e contesti diversi. E io credo che uguale attenzione bisogna averla dal punto di vista politico-amministrativo. Ad esempio, le faccio un esempio. Se le risorse vengono destinate a partire dal criterio della popolazione, lì dove c'è più popolazione ci sono più risorse. Dove c'è meno popolazione ci sono meno risorse. Ma lì dove c'è meno popolazione e meno risorse, molte volte ci sono territori più ampi da salvaguardare, molti più chilometri di strade da asfaltare. E allora questi territori avranno più esigenze e meno risorse. Se il criterio della popolazione resta unico, allora si dovrebbe differenziare anche qui, per esempio. E qui si apre tutta una riflessione che coinvolge anche altri ambiti, come a dire, l'Italia è unica e deve rimanere una, è unita, è differenziata, e questo non possiamo non tener conto. E ovviamente un appello forte va anche alla politica in questi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Lei nel suo saluto ha voluto fare, ecco, ovviamente un piccolo rimando a quella che deve essere poi effettivamente la messa a terra di quelle che sono le politiche nei confronti dei piccoli territori. Per chiudere, eccellenza, io voglio riprendere un breve passaggio del messaggio che avete emanato in chiusura di questo bell'incontro. Bisogna trovare il coraggio di uscire da schemi ormai sclerotizzati, di rompere con la logica del si è sempre fatto così, per ripensare il rapporto tradizione-innovazione. Mi permetto di dire, non so se sbaglio, ma è probabile che il futuro della Chiesa italiana passa da queste aree interne, da queste aree che voi avete attenzionato? Dire se il futuro passi da qui in maniera quasi totalizzante non me la sentirei, ma passa anche da qui. Certo. Anche da qui e queste possono dire una parola significativa sul futuro e debbono. Eccellenza, allora io la ringrazio davvero di cuore per essere stato con grazie noi, a lei. Per grazie la sua disponibilità e la sua chiarezza. Torneremo sicuramente a parlare, speriamo in futuro, nel prossimo futuro, di questo importante tema a cui anche Papa Francesco ha voluto far arrivare la propria idea, la propria riflessione, come abbiamo visto anche nel nostro LEDUOL attraverso il messaggio che appunto ha voluto inviare. Grazie eccellenza, grazie ancora grazie, di cuore. Grazie, grazie, grazie. Grazie.